Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono tornato, sono Perry85 e vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare e mettere mi piace. Aiutatemi perché se mio padre non inizia a monetizzare con questi video io non potrò mai andare all'università. Quindi iscrivetevi, vi prego. Oggi puntata speciale. Puntata di fine anno dove intervisterò il nostro Barley su tutto quello che ha fatto in questo 2023 e ci saranno anche delle piccole sorprese. Quindi ho il piacere di presentarvi oggi il nostro mitico, inevitabile Barley! Mi è piaciuto tantissimo l'inevitabile, fantastico! Allora Perry, siamo arrivati all'episodio di fine anno. Sono stati dei mesi molto intensi, sono stati fatti tanti video, tante chiacchiere, abbiamo ottenuto dei buoni risultati, più di 1200 iscritti, piano piano ci facciamo la nostra strada. Oggi parleremo solo di grandi storie, ma non di grandi birre perché sono raffreddatissimo, ho mal di gola, quindi bere una birra oggi sarebbe veramente un insulto alla birrificazione. Ci siamo vestiti anche un pochino eleganti perché è l'ultimo dell'anno e... Di cosa parla il video di oggi? Il video di oggi parla principalmente di tutti i video che sono stati fatti su questo canale, non per autocelebrarci, ma è una specie di servizio che vi facciamo. Cioè vi diciamo se i film di cui abbiamo parlato fino a questo momento sono ancora disponibili in streaming e dove li potete trovare, perché in un anno sono cambiate tante cose, le piattaforme si sono scambiate i film, alcuni film non ci sono più, alcuni film sono introvabili e ho anche un paio di chicchette, ho fatto un paio di scoperte veramente interessanti. Quindi passiamo all'elenco di tutti i nostri video, film per film vi diciamo dove li potete ancora trovare. Camera and motherfucking sound! E iniziamo con questo meraviglioso viaggio nel tempo dove tutto ebbe inizio. Primo episodio, marzo 2023. Era ora, film del 2022 ma distribuito nel 2023 e è ancora disponibile su Netflix. Film di Alessandro Nadio, che tra l'altro c'è anche nel video, quindi piccola intervista Alessandro Nadio. Secondo episodio della versione di Barley, The Whale di Darren Aronofsky, film sempre del 2022, attualmente disponibile su Amazon Prime Video, per me imperdibile. Passiamo al terzo episodio, ovvero The Banshees of Inisherin. È un film del 2022, è disponibile su due piattaforme, su Disney Plus o su Amazon Prime Video a pagamento. Noi sponsorizziamo Amazon Prime Video perché siamo contro Disney Plus. Quarto episodio della versione di Barley, un vecchio film, un film del 2019, precisamente The Lighthouse, film bellissimo, che ai tempi era disponibile su Netflix, ora invece lo trovate su Amazon Prime Video, sempre a pagamento. Ora invece parliamo del primo documentario della versione di Barley, ovvero Fire of Love. Documentario del 2022 ed è disponibile su Disney Plus. Questo purtroppo c'è solo su Disney Plus, è visione consigliatissima, veramente un documentario unico nel suo genere. Andiamo avanti, episodio 6 della versione di Barley, All Quiet in Western Front, o in italiano Niente di nuovo sul fronte occidentale, finché ha vinto l'Oscar come miglior film in lingua straniera, prodotto e distribuito da Netflix, ancora disponibile su Netflix, film bellissimo, una bella mazzata sui denti per finire l'anno in allegria. Everything Everywhere All at Once, un film sul multiverso del 2022, disponibile su Amazon Prime Video. Film tanto fumo e niente arrosto, per me. Andiamo avanti, uno dei film più belli della storia del cinema, Babylon, che tra l'altro è un episodio che avrei voluto fare molto meglio. Secondo me non, nell'episodio di Babylon non trasmetto tutto il mio amore per questo film, forse un giorno lo rifarò. Film del 2022, film sottovalutatissimo, se non l'avete visto è disponibile su Amazon Prime Video. Questo è veramente un film di Capodanno a bomba. Passiamo del uno secondo me migliori film in stop motion, ovvero il Pinocchio di Guillermo del Toro, film del 2022 su Netflix, ancora su Netflix, consigliatissimo. Nell'episodio successivo della versione di Barley ho parlato di Druk,
film che nel 2020 ha vinto sempre l'Oscar come miglior film in lingua straniera, film danese, e la Danimarca è sempre nel cuore, film di Thomas Vinterberg, ed è disponibile a pagamento su Team Vision. L'episodio 11 segna una grande evoluzione nella versione di Barley, già ai primi episodi, con la prima serie del podcast, ovvero la mitica The Bear del 2022, disponibile su Disney Plus. Consigliatissimo. Esatto. E se volete dei consigli per cucinare, questa serie è un ottimo spunto. È vero, soprattutto nella stagione 2, abbiamo. Dalla stagione 2 abbiamo rubacchiato una ricetta che poi vi daremo. Andiamo avanti, l'episodio che parla del film Close, film belga, sempre del 2022, film molto molto bello, super emozionante, triste ma happy sad, cioè quella tristezza che ti fa crescere, che poi alla fine ti fa stare bene, ed è attualmente disponibile su Now TV. Tar! Grande film! Video e film molto apprezzati da una mia compagna di classe, di cui non dirò il nome per... Privacy. Per rispettare la privacy. Ed è disponibile su Now TV e film del 2022. Film molto bello, molto molto bello. Andiamo avanti, seconda serie di cui ho parlato sul canale, The Offer, la serie su come è nato il film e il mito del Padrino di Francis Ford Coppola, attualmente disponibile su Amazon Prime Video. The Last of Us, primo prodotto tratto da un videogioco del canale. E primo prodotto del 2023, perché fino a quel momento avevo parlato di cose un po' vecchie. Disponibile su Now TV. Nell'episodio successivo, l'episodio 16, il canale cambia completamente pelle, perché fino a quel momento avevo parlato solo di film e serie disponibili in streaming. Invece da questo episodio parlo di quello che mi pare, perché lo streaming forse mi stava un pochino stretto. Infatti l'episodio in questione è quello dei Guardiani della Galassia 3, film attualmente disponibile su Disney Plus, film che è dimenticabile, diciamo così. Grande film, Spider-Man Across the Spider-Verse. Grande, grande film. Film del 2023 disponibile su Amazon Prime. Questo proprio un super capodanno diventa. Il prossimo video è un film che ha spaccato il mondo in due, tutti a dire che schifo questo film è una merda, ma visto le merde che sono uscito dopo, io questo film lo difenderò fino alla fine, e sto parlando di The Flash, film poraccio che ha avuto mille sfighe, ma che sinceramente quando siamo andati a vederlo al cinema io mi sono divertito e sono uscito bello contento. È attualmente disponibile su Amazon Prime Video a pagamento, e non storcete il naso quando dico a pagamento, perché quando andate al cinema non pagate il biglietto. Arriviamo a un episodio chiave per me della versione di Barley, ovvero Still 2023 Apple TV, e è il primo video dove ho fatto una comparsa. Still, documentario bellissimo sulla vita, la carriera e tante altre sfaccettature sconosciute di Michael J. Fox, che purtroppo in Italia non ha avuto il successo che si meritava, perché Apple TV in Italia non ha tutto questo grande pubblico, però vi consigliamo assolutamente di recuperarlo, è una visione che assolutamente scalda il cuore. Andiamo avanti con un episodio particolare, cioè il primo episodio di una serie nuova ai tempi nel canale, che si chiama Film That Made Me, cioè i film che maggiormente hanno influenzato la mia formazione artistica, e nel primo episodio parlo di un bellissimo film del 2007, Once, che ai tempi quando è uscito il video era disponibile gratis su Amazon Prime Video, ora invece è disponibile a pagamento, ma è una visione super consigliata. Andiamo avanti, La timidezza delle chiome, documentario molto consigliato del, questa volta 2022, è disponibile su Apple TV a pagamento, e lì potete vedere Barley che fa l'intervista con la regista del film, Valentina Bertani, personaggio super gentile, futuro del cinema. Andiamo avanti con il secondo episodio della serie Film That Made Me, qui parlo del film della vita, il film che mi ha letteralmente spaccato in due il cervello, cioè Breaking the Waves del 1996, film attualmente non disponibile da nessuna parte, quindi questo film forse un giorno lo vedrete. Vai, che adesso arrivano i pezzi grossi. Andiamo avanti con la sbronza rosa Barbie, ovviamente del 2023, disponibile su Amazon Prime Video a pagamento, perché vi devono spremere fino alla morte. Non guardate questo.
L'episodio successivo è una delle serie più belle che io abbia mai visto in vita mia, cioè la seconda stagione di The Bear del 2023, sempre disponibile su Disney Plus, serie bellissima, consigliatissima. E la ricetta di cui vi parlavamo prima è un semplice trucchetto per insaporire le vostre omelette, cioè una volta pronta l'omelette, prima di chiuderla, sbriciolateci sopra i nachos. Noi lo facciamo sempre adesso ed è top. Passiamo adesso al compagnetto di Barbie, ovvero Oppenheimer, che insieme hanno formato una bomba nucleare, ovvero il Barbenheimer, film 2023, disponibile su Amazon Prime Video a pagamento. Tra l'altro a strapagamento, perché costa tipo 12 euro e veramente ve lo fanno pagare caro questo film. Dopo Oppenheimer, uno dei film che mi ha sorpreso di più quest'anno, un film d'animazione che prende il filone di Spider-Man, di Miller e Lord, che sono i due creativi che stanno trasformando il mondo dell'animazione. Sto parlando del film sulle tartarughe ninja, Mutant Mayhem, film veramente figo, guardatelo perché è divertentissimo, attualmente disponibile a pagamento su Amazon Prime Video. Il prossimo episodio è uno che segnerà per sempre il destino del canale, ovvero la grande video. La Sirenetta, la prima reaction della versione di Barley. E non potevamo scegliere film migliore perché è stato esilarante e ha miagolato anche il gatto. Non vi preoccupate, la serie delle reaction sta avendo delle sistemazioni e torneremo con un prossimo episodio. Più che altro non riusciamo a capire il film a cui fare la reaction, perché la prima volta è andata così bene che abbiamo paura di sbagliare. Andiamo avanti, per me è uno dei film più belli dell'anno, ma più belli di sempre forse, Asteroid City di Wes Anderson, film stupendo, attualmente disponibile a pagamento su Amazon Prime Video. Andiamo avanti con una delle mie intro più belle in questo canale, il film The Creator, un film originalissimo, non c'è un riferimento a Guerre Stellari, a Terminator, a Star Wars, no. Zero proprio, nonché video con il peggior audio di tutto il canale, perché ho avuto un problema con il microfono e quindi l'audio di quel video fa schifo e mi dispiace tantissimo perché è uno dei video più divertenti secondo me, però se riuscite a passare oltre l'audio che fa cagare, guardatelo. Il film lo trovate a pagamento su Amazon Prime Video, ma se avete un po' di pazienza a gennaio arriva gratis su Disney Plus. Andiamo avanti con il primo double feature della versione di Barley, ovvero Blackberry e Tetris. È un film sulla nostalgia di una tecnologia che oggi sembra obsoleta ma che ai tempi era una cosa meravigliosa. Blackberry parla di come sono nati gli smartphone, Tetris invece parla di come è nato l'entertainment portatile, quindi le prime console portatili, e tra l'altro racconta la storia molto particolare di come Tetris sia nato come gioco di contrabbando in Russia per poi diventare uno dei giochi più famosi della storia. Blackberry non è ancora disponibile in Italia, ma con una buona VPN lo guardate su Amazon Prime Video USA, mentre Tetris lo trovate su Apple TV. Bello questo! No, che sono, mi sonno solo a leggere il titolo. Killer of the Flower Moon, film sul quale avevo aspettative altissime e che purtroppo mi ha molto deluso. A gennaio arriva su Apple TV, nel frattempo immaginatevi una profonda dormita davanti al faccione con la bazza di Leonardo DiCaprio. Five Nights at Freddy, secondo film tratto da un videogioco del canale. Film che ricorda una serata molto divertente perché siamo andati all'anteprima a Lucca Comics con Favij. Film evento, era Halloween, era Lucca Comics, ci siamo divertiti, film carino. Ed è disponibile su YouTube, a pagamento però, non fatevi strane idee. Andiamo avanti, il mitico The Marvels! Guarda, ho finito di vomitare 5 minuti fa per colpa di questo film, forse uno dei film più brutti che abbia mai visto in vita mia, grazie a Dio non è ancora disponibile in streaming, ma in alcune grandi città è ancora al cinema, quindi se volete finire l'anno di merda andate a vedere questo film. Oh, dopo The Marvels, che è stato proprio il picco di negatività di quest'anno, passiamo a uno dei film più belli visti quest'anno, cioè The Old Oak,
e non The Old Lock, come dico nel video, perché anch'io mi impappino. Di Ken Loach, film bellissimo, ancora al cinema. Se non l'avete ancora visto, correte a vederlo per chiudere l'anno veramente in bellezza. Il mitico video, la sigla più spettacolare di sempre. Di YouTube, non di sempre, no, di YouTube. Di YouTube. Il video Do It Yourself, dedicato a Michel Gondry, o in francese Fais-le toi-même. Bravo, bravo. Grande documentario, grande documentario. Amazon Prime Video a pagamento. Non fate i tirchi. Questa è una delle due chicche che vi dicevo prima, che ho scoperto facendo un po' di ricerche. Straconsigliata la serie Kidding di Michel Gondry con Jim Carrey, che è disponibile su Apple TV, che quando ho fatto il video non lo sapevo, e l'ha recuperata su Apple TV e va assolutamente vista. Arriviamo a The Fall of the House of Usher, serie che non ho visto ma me la recupererò quando avrai 16 anni, perché è bella tosta. E è disponibile su Netflix. Grande serie, se avete tipo l'influenza, come verrà a me tra pochi minuti, e passerete il Capodanno da soli in casa, sul divano, sotto un plaid, questa è la serie perfetta. Arriviamo all'ultimo episodio, ovvero il Christmas Special della versione di Barley, dove parliamo del film Tick Tick Boom, su Netflix. La storia bellissima dell'artista Jonathan Larson. Video nel quale vi consiglio anche di guardare l'ultima replica registrata live del musical Rent, andata in scena nel 2008, attualmente disponibile a pagamento su Amazon Prime Video. E seconda chicchetta che ho scoperto, il documentario No Day But Today, dedicato alla vita di Jonathan Larson, è disponibile completamente gratis su YouTube. Quindi top. Ah, speriamo che questo prologo di servizio vi sia servito. Se a Capodanno non avete voglia di uscire e avete voglia di rimanere a casa a guardare un bel film, ora sapete dove trovarli. E adesso passiamo a quello che fanno un po' tutti nei video di fine anno, cioè le classifiche delle cose migliori che abbiamo visto. Passiamo adesso alla best of del 2023 e iniziamo con al decimo posto Era Ora. Allora, Era Ora ha una storia molto strana. Era Ora è stato prodotto nel 2022 e doveva uscire al cinema. Poi il distributore l'ha guardato e ha detto: secondo me non ha pubblico. Nel 2023 è uscito su Netflix ed è uno dei film più visti su Netflix nel mondo nel 2023. Quindi, distributori italiani, avete fatto una bella cazzata. Non ho posto Oppenheimer. Allora, non l'ho osannato, ma devo ammettere che è un bel filmone e quindi lo metto in classifica per rispetto. Ottavo posto, La Chimera. La Chimera, film di Alice Rockwacker, che lo trovate ancora al cinema. Non ho ancora fatto un episodio su questo film per mancanza di tempo, ma è un film veramente bellissimo. Andate al cinema a vedere La Chimera. Settimo posto, The Holdovers, da non confondere con The Old Oak. Bravo. The Holdovers è un film non ancora uscito in Italia, uscirà il 18 gennaio se non sbaglio, ma noi l'abbiamo visto perché con una buona VPN è disponibile su Amazon Prime Video USA. È un film stupendo e io non capisco che cacchio c'hanno nella testa i distributori italiani a far uscire un film di Natale, perché è ambientato la settimana di Natale, il 18 gennaio. Distributori italiani, andate a farvi visitare. Andiamo con il sesto posto, The Fall of the House of Usher. The Fall of the House of Usher è una serie di Mike Flanagan che serie dopo serie, anno dopo anno, sta diventando lo Stephen King di Netflix. La serie è molto molto figa, tra l'altro ispirata a fatti reali, ne parlo nel video, ora non entro nel dettaglio, ma è super consigliata. Quinto posto, Still. Still è un documentario meraviglioso, non solo da un punto di vista realizzativo, tecnicamente ha delle idee geniali, ma racconta la storia di un personaggio che è come se fosse un parente per ognuno di noi. Michael J. Fox è il parente di tutti e ha una storia pazzesca. Recuperatelo perché è bellissimo. Quarto posto, Spider-Man Across the Spider-Verse. È un film che è una goduria totale. Sono uscito da quella sala come se fossi uscito da delle montagne russe. Grande sceneggiatura, grande regia, Miller e Lord sono due geni e il film è bellissimo. Al terzo posto, The Old Oak. Vabbè, l'ho già detto ma lo ridico, è uno dei film più belli dell'anno, è uno dei film più umani dell'anno.
Viene veramente voglia di abbracciare le persone in sala dopo averlo visto. È un film che va assolutamente visto e rivisto. È ancora al cinema, non ve lo perdete. Adesso medaglia d'argento, Asteroid City. Asteroid City è un film pazzesco. Non... erano anni che non vedevo un film del genere. Wes Anderson, molti dicono che faccia sempre lo stesso film, a volte è vero, a volte no. In Asteroid City ha sublimato il suo modo di fare cinema. Siamo di fronte a un film fantastico, imperdibile. Il primo posto della categoria Best of 2023 va a Rullo di tamburi in editing, alla seconda stagione di The Bear. Ah, The Bear 2 è la cosa più bella che ho visto quest'anno, perché è partito da una prima stagione bella ma banalotta e ha fatto una seconda stagione fantastica, sorprendente, dove i personaggi spiccano il volo e ci sono due o tre episodi indimenticabili. E soprattutto, fuck you Pablo. Fuck me, chef. Ma c'è anche il peggio del peggio, worst of the worst, premio ciofeca dell'anno, trofeo birra Moretti, cioè una birra di merda per un film di merda, a uno dei film più brutti che io abbia mai visto in vita mia. E stiamo parlando di... Barbie fa cagare, cioè non ho voglia neanche di stare a pensare a termini diversi. Come disse un libero pensatore nel nostro secolo, Barbie è una cagata pazzesca! Ho altre due categorie, perché io abbino grandi storie a grandi birre e una birra può impressionare anche con un sorso, non devi per forza finire il bicchiere. E così anche le grandi storie visive, quindi film, serie o documentari, hanno dei momenti indimenticabili. E quindi ho deciso di dare il premio Scena Indimenticabile in positivo a tutto l'episodio di The Last of Us ambientato nel centro commerciale abbandonato. È una cosa che mi ha veramente emozionato tanto quest'anno. Mentre il premio Scena Indimenticabile in negativo va a una delle più grandi cazzate che abbia mai visto in vita mia, cioè la scena musical in The Marvels. Disney, vergognati. Come parte finale di questo video di fine anno farò una cosa che non ho ancora mai fatto, cioè risponderò a delle domande che degli iscritti al canale mi hanno fatto nei commenti dei video. Quindi ora faremo questa intervista tipo Bruno Vespa, in cui Perry mi farà le domande per conto degli iscritti e io risponderò alle loro curiosità. Eccomi qui. Allora, mettiamo anche di traverso come le persone serie. La prima domanda è da Desiree. Ok. Di chi è la musica della sigla? Allora, la musica della sigla è di un artista che si chiama Trinity e il pezzo si chiama Into the Red. E l'ho scaricato da un sito che si chiama Upbeat, che è un sito dove puoi scaricare musiche license free da usare appunto su YouTube, in modo tale da non incorrere in problemi di copyright. Quindi è Into the Red di Trinity. La prossima domanda è di Sara e ci chiede quali sono i nostri film preferiti. I nostri, quindi anche i tuoi? Sì. Vai, comincia tu allora. Allora, abbiamo scelto di elencarne 5 a testa. Se no non finiva, se no non bastava il 2024. I 5 miei preferiti sono Ghostbusters, Ritorno al futuro, E.T., Jurassic Park e Indiana Jones, i predatori dell'arca perduta. Wow, sei proprio un figlio del tuo tempo, eh? Veramente un uomo moderno. Allora, per me è più difficile perché ho qualche anno più di te, non troppi, ma qualche anno più di te. Però sicuramente il mio film preferito è Breaking the Waves di Lars von Trier, ci ho fatto anche un video. Poi c'è C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, un film che adoro. Poi c'è Babylon, è un film nuovo ma che secondo me è già nella storia. Poi abbiamo Requiem for a Dream, film di Aronofsky che mi ha segnato assolutamente l'esistenza. E poi io ci metto anche il primo Lego Movie di Miller e Lord, è un film che secondo me è sottovalutato, ma è un grande film secondo me. Quindi Sara, questi sono i nostri film preferiti. Sempre Sara ci chiede da che film è tratta la clip della sigla. Qual è il mitico Camera and Motherfucking Sound? Allora, è tratto da un film che ho già nominato 100 volte, ma vabbè, è tratto da Babylon.
Perché Babylon è un inno di amore e odio al cinema, quindi anche alla sua storia. E quella specifica scena è il passaggio dal muto al sonoro. E quindi c'è questa troupe che sta impazzendo perché non riesce a girare un film per colpa del sonoro che non erano abituati a registrare. E infatti all'ennesimo Chuck, per rifare per la milionesima volta sempre la stessa scena, questo povero Cristo, questo povero assistente alla regia urla: camera and motherfucking sound! E mi piace troppo iniziare i video così, è veramente liberatorio. Francesco ci chiede se ti ricordi la tua prima birra artigianale e se ti ricordi del tuo primo film che ti ha impattato. Che mi ha smosso qualcosa. Esatto. Allora, la mia prima birra artigianale, perché ragazzi io come tutti fino a 15 anni fa, 14-15 anni fa, io bevevo la Beck's, la Tennent's come tutti, poi però ho scoperto che la birra è un'altra cosa e non sono più tornato indietro. La mia prima birra artigianale l'ho bevuta a Foligno, in un locale che si chiama L'Emporio del Gusto, di Mirko Berti, che saluto, ciao Mirko, ed è una birra americana di un birrificio che purtroppo ora non esiste più, che si chiama Flying Dog, cioè esiste ancora ma non è più artigianale. E ho bevuto la sua IPA, la Snake Dog, quindi la Snake Dog di Flying Dog è stata la mia prima birra artigianale ed è stato uno schiaffo in faccia. Lì ho veramente capito che fino a quel momento avevo bevuto acqua sporca. Il primo film che ha impattato su di me, è difficile dirlo perché io ho iniziato ad andare al cinema da ragazzino, andavo tantissimo al cinema, quindi ho visto tanti film importanti, tutti quelli che hai citato tu io li ho visti al cinema, per dire. Però ti devo dire che Ghostbusters è il primo film evento che io ricordo. Ricordo l'attesa, la voglia di vederlo. Ai tempi abitavo a Milano con la famiglia, ricordo il viaggio in autobus con mia madre. Ghostbusters è un film che ha impattato tantissimo. Tra l'altro c'è un aneddoto molto buffo su Ghostbusters, perché ho iniziato a fartelo vedere che eri molto piccolo. E c'è la famosa scena di, chiamiamola, sesso orale tra un fantasma e Dan Aykroyd, e ogni volta Paolo mi chiedeva: ma cosa gli fa il fantasma? Io: gli fa il solletico, vedi, gli apre la maglietta, gli fa il solletico. Ora che sei un teenager posso dirgli che gli fa del sesso orale. E poi anche la mitica battuta di quando arriva l'omone di Marshmallow e Venkman dice: forse abbiamo sbagliato tutto, lo avete visto come è vestito? È un marinaio, è qui a New York, lo portiamo a scopare, non avremo più noi. Anche quella battuta ora la posso condividere con lui liberamente, che bello! Una certa Eleonora ti chiede di chi sono i quadri alle tue spalle, quadri che io amo moltissimo. Quadri che lui ama tantissimo, perché tra l'altro siamo a casa, noi stiamo girando a casa adesso. Allora, i quadri sono di un pittore futurista che si chiama Giacomo Balla. È un pittore che mi piace particolarmente perché riesce a trasformare il movimento in immagine, cioè il cinema. Quindi questo gioco che lui fa nei suoi quadri mi è sempre piaciuto. Tra l'altro, a parte un paio di postille guerrafondaie, destrorse e misogine del Manifesto del Futurismo, io ho sempre avuto una certa fascinazione nei confronti dei futuristi, con questa loro veemenza di distruggere il passato con le idee per aprire le porte al futuro. Quindi mi piace avere del futurismo in casa. Giacomo Balla. Daniela ci chiede perché il tuo canale si chiama La Versione di Barley. Bella domanda, bella domanda. Allora, La Versione di Barley è un omaggio al mio libro preferito, che casualmente è qui con noi, che si intitola La versione di Barney di Mordecai Richler. È una storia molto bella di un produttore della TV canadese che scrive la sua storia, e la scrive in modo molto schizofrenico perché è malato di Alzheimer, quindi lui si dimentica le cose mentre le scrive e quindi non sai mai se quello che racconta è vero. Ma è un libro bellissimo da cui ne ho tratto un film orrendo, che tra l'altro è la mia nemesi, perché se su YouTube cerchi La versione di Barley, 9 volte su 10 ti escono le clip di questo film che fa schifo. Il titolo del podcast è un gioco di parole, cioè invece di Barney è Barley con la L, perché il Barley in inglese è il malto d'orzo con cui si fa la birra, e quindi è La versione di Barley.
Valeria invece ti chiede perché non registri più nello studio di Firenze. Ok, allora non registro più nello studio di Firenze. In realtà la domanda è perché registravi nello studio di Firenze prima? Allora, all'inizio registravo lì perché non sapevo quello che stavo facendo, assolutamente, e quindi avevo bisogno di un supporto tecnico. Allora sono andato in questo studio a Firenze, lo studio di un'azienda meravigliosa che si chiama iSendio, facciamo pubblicità, e con l'aiuto di Igor e Andrea, che mi facevano da regista e da tecnico audio, ho registrato i primi episodi perché avevo proprio bisogno di un supporto tecnico, perché davvero non sapevo dove stavo andando con questo podcast. Poi è successa l'estate, Igor e Andrea sono andati via per lavoro, sono andati a lavorare su dei set, e quindi io mi sono ritrovato da solo a registrare a casa. All'inizio registravo senza microfono e in camera tua, con tutti i tuoi Lego e i tuoi poster. Poi mi sono comprato un microfono e ho deciso di cambiare stanza per sembrare un pochino più adulto. E da quel giorno registro dal salotto di casa mia, che mi dispiace non avere più lo studio, però Non ce l'hai più? Nel senso, posso usarlo quando voglio, ma non è che, cioè, esiste ancora, ma non ci sto andando. Però registrare in casa mi permette di fare degli episodi da sveglio, mi spiego. E quando andavo a Firenze registravo 4 episodi in una mattinata, e non era tanto il registrare in sé il problema, ma era le birre che mi bevevo alle 10 di mattina. Infatti ci sono degli episodi in cui io letteralmente dormo e ho la bocca impastata, perché magari era il quarto della mattinata e sto dormendo. Quindi a casa sono più libero di avere i miei tempi e di registrare anche un episodio al giorno, volendo. Quindi non sono più in studio per essere più autonomo. Federico ci chiede se i Lego che vedono i tuoi iscritti alle tue spalle sono tuoi o miei. Vabbè, ovviamente sono suoi. Diciamo che Pablo o Perry 85, crescendo, ha sviluppato una notevole fascinazione nei confronti dei Lego. Io sono il suo mecenate, io finanzio questa fascinazione, e adesso li passeremo in rassegna. Momento sponsor. Ti chiede se ti sei ispirato a qualche altro youtuber. Assolutamente sì, c'è una persona in particolare che è il motivo per cui la versione di Barley esiste. È uno youtuber americano che a me piace tantissimo e io mi ispiro a lui in tutto, veramente in tutto, anche nell'inquadratura. Si chiama Dan Murrell, e cercate il suo canale. È una voce che parla di cinema in modo estremamente chiaro, pulito, senza i clamori della critica, quella più agguerrita, quella più da clickbait. E Dan è il mio punto di riferimento in assoluto, assolutamente Dan Murrell. Votate Dan Murrell. Andrea ti chiede... Che cacchio ridi? Mi è piaciuto il movimento, dai, la tengo questa. Okay. Andrea mi chiede? Se, da cosa è nata l'idea di associare birre ai film? Oh madonna, quanto tempo abbiamo? Prendete quei cacchio di popcorn, perché questo spiegone durerà più di Infinity War. Allora, io di lavoro faccio la birra. Nel senso, io sono il commerciale di un birrificio, quindi io per vivere vendo la birra. Faccio questo lavoro ormai da quando sei nato tu, quindi sono 14 anni, e in 14 anni voi non potete capire la difficoltà di entrare nella testa delle persone, perché le persone sono abituate a bere birre di merda. Le varie Heineken, Moretti, Knusa, Ceres, Tennens,
è acqua sporca. Sono prodotti di bassissima qualità, però il mercato premia la bassa qualità. Siccome invece nel cinema o nelle serie si cerca sempre l'eccellenza, ho cercato di creare un punto in comune tra il mondo della birra e il mondo dei film o delle serie, per far capire alle persone che se vuoi guardare un bel film, puoi anche bere una buona birra. Cioè, volendo fare una metafora cinematografica, Avengers Infinity War è una buona birra artigianale. The Marvels è una birra industriale. Che cosa preferite bere? Che film preferite guardare? Non c'è tanta differenza tra chi vi propina un film fatto male solo perché vuole i vostri soldi e la Moretti. Sono la stessa cosa. Quindi l'idea di abbinare belle storie a buone birre serve fondamentalmente a far capire alla gente che se sei esigente su determinate cose, sul film, sul cibo che mangi, sui vestiti che compri o sui posti dove vai in vacanza, devi esigere la stessa qualità dalla birra che bevi, perché esiste, perché c'è. Ecco. Per ultima domanda, Virginia ti chiede che cosa vuol dire siate curiosi e non fermatevi alla prima. Allora, vuol dire esattamente quello che ho detto finora. Cioè, quando tu pensi al mondo della birra, la prima cosa che ti viene in mente è la bionda industriale che non sa di niente. Ecco, scansatela, siate curiosi, scansatela, non fermatevi alla prima e andate oltre, perché oltre c'è qualcosa di sicuramente più interessante, sicuramente di fatto meglio. E la stessa cosa vale per tutto, vale per il cinema, vale per quello che mangi, per i libri che leggi, per le persone che incontri. Non bisogna mai fermarsi a ciò che il mercato ti propone come unica soluzione. Ci sono sempre delle alternative che 9 volte su 10 sono molto più interessanti della prima cosa che incontri. Sempre andare oltre, essere curiosi e non fermarsi alla prima. Ora invece l'ultima domanda te la faccio io. Che paura. Tu nei tuoi video dici sempre che vorresti essere uno sceneggiatore. Vero. No? Ecco, allora perché sei qui con me a registrare un podcast? Bella domanda. Allora, io da tanti anni ormai, dal 2000, quindi sono tanti anni, che inseguo questo, non lo voglio più chiamare sogno, questo progetto di scrivere sceneggiature per il cinema. Io ho scritto delle sceneggiature, anche lavorato nel mondo della televisione e del cinema, ma niente di quello che ho scritto è ancora stato realizzato. Questo non vuol dire non essere bravi a scrivere e non vuol dire che io non ci riuscirò mai, anzi ci vuole tanta pazienza, perché io non è che voglio scrivere un film qualsiasi. A me piacerebbe scrivere un film che rimane, e io spero che questa mia esperienza nel mondo della scrittura, della sceneggiatura, eccetera eccetera, ti possa anche servire da lezione in positivo, perché le cose belle, le cose importanti sono lente, ma non sapute aspettare. Ci vuole pazienza, determinazione e non mollare mai. Quindi non è ancora successo, ma non ho ancora mollato. Chi lo sa? Magari proprio un giorno in questo podcast parleremo di un film scritto da me. Chi lo sa? Questo è vero, voglio fare lo sceneggiatore. Ancora non ci sono riuscito, ma non ho mollato. Ora ho io una domanda per te. Chi è il tuo youtuber preferito? Sinerg. Ed è giusto così. Allora, prima di chiudere, vorrei fare un appunto sulle birre che ho bevuto in questi episodi e fare una menzione speciale, diciamo, le cose migliori che ho bevuto. Devo dire che ogni volta che ho bevuto il birrificio Shire, ho bevuto molto bene, quindi per me è uno dei top birrifici che ho ospitato nel mio podcast. Poi, come spesso detto, io lavoro per un birrificio che si chiama Buse di Briganti. Non sono obbligato a fare pubblicità al mio birrificio, ma una delle migliori birre che ho bevuto quest'anno di nostra produzione è sicuramente la Get Lost, che è la coffee stout che ho abbinato a The Whale,
quindi episodio 2 se non sbaglio, è una veramente una delle migliori bevute dell'anno. Quindi siamo arrivati alla fine, mio caro Perry. Brinderemo con del tè caldo perché sto male, veramente temo di dover passare Capodanno a letto riguardando the Fall of the House of Usher. Quindi, caro Perry, sì, ti auguro una buona fine e un inizio ancora migliore. Anche io. E dalla versione di Barley è tutto. Buona visione. Buona bevuta. Camera and motherfucking Happy New Year!